Una volta che la segreteria ha terminato i controlli sulla rendicontazione delle spese di un docente, ha la possibilità di aprire una sanatoria nei confronti del docente per permettergli di sistemare alcune anomalie sanabili riscontrate nei giustificativi di spesa inseriti dal docente. L'apertura della sanatoria fa inviare automaticamente una notifica al docente in cui viene avvisato che effettivamente ha la possibilità di sanare alcuni giustificativi che la segreteria per qualche motivo ha riscontrato come anomali. La notifica della sanatoria viene inviata dal docente e riporta nel corpo della notifica l'elenco dei giustificativi che devono essere sanati da parte del docente. In questo caso la notifica ha fatto evidenziare al docente che il giustificativo col numero del giustificativo e la data deve essere sanato. Il docente, una volta che ha effettuato l'accesso al sistema, ha la possibilità di visualizzare il tipo di anomalia sanabile riscontrato dalla segreteria accedendo al menu bonus docenti, rendicontazione delle spese. In questo caso vede che il rendiconto si trova nello stato in sanatoria, quindi ha la possibilità di accedere nel dettaglio del rendiconto e mediante l'immagine con la lente di ingrandimento ha la possibilità di visualizzare la motivazione per cui la segreteria ha aperto la sanatoria. In questo caso la motivazione è la voce di spesa errata. Le motivazioni che possono essere sanate sono di tre tipologie: voce di spesa errata, importo errato o documento file del giustificativo di spesa illeggibile o errato. Queste sono le tre tipologie di motivazioni che possono essere sanate dal docente. In questo caso, quindi, il docente ha la possibilità di sistemare il suo giustificativo di spesa accedendo alla sezione bonus docenti, giustificativi di spesa. A questo punto ha la possibilità con la matita di entrare nella modifica, in modifica del giustificativo di spesa e operare la correzione che deve essere necessariamente effettuata per sanare il giustificativo. Il rendiconto risulta nello stato in sanatoria e non viene considerato valido finché il docente non ha sanato i giustificativi e ha inoltrato nuovamente il rendiconto alla segreteria. Come dicevo, i tipi di anomalie che possono essere sanabili sono l'importo errato, perché può capitare di inserire degli importi scambiando delle cifre oppure mettendo dei decimali con il punto invece che con la virgola. Insomma, ci possono essere diversi motivi per cui viene inserito un importo errato, oppure ha la possibilità, per esempio, di sostituire un file e risulta illeggibile o sbagliato. Oppure, come ultima motivazione da sanare, che è quella in questo caso indicata dalla segreteria, una voce di spesa sbagliata. Ora, nel caso della prima motivazione, cioè importo errato, il docente può semplicemente andare nell'importo del giustificativo di spesa, inserire l'importo corretto, per esempio invece che essere 420 e 402, quindi va nell'importo, scrive invece che 420 e 402, dà salva. In questo caso il sistema notifica che il salvataggio è stato effettuato correttamente e naturalmente deve a quel punto salvare, quindi rendere definitive l'informazione inserita con il nuovo importo. La seconda motivazione è il fatto che il file sia illeggibile oppure errato. Allora, in questo caso, con il bottone Sostituisci allegato, ha la possibilità di scegliere un nuovo allegato, per esempio, andando nella directory interessata, prende un altro file. Con il bottone Apri fa in modo che questo documento venga inserito sul sistema e il bottone Allega lo inserisce nella videata del giustificativo di spesa. E come si vede, in questo caso il nuovo file PDF è stato sostituito
ha sostituito il precedente allegato e sempre con il bottone salva rende definitiva la sostituzione e l'aggiornamento del giustificativo di spesa. L'ultima motivazione è quella della voce di spesa errata. In questo caso il docente ha la possibilità di correggere la voce di spesa errata azzerando la precedente voce di spesa e inserendo la voce di spesa corretta. In questo caso, come avevamo visto prima nella sezione di contazione delle spese, la segreteria aveva indicato come voce di spesa errata la 6 iscrizione a corsi di laurea di importo 100 euro. Allora, in questo caso, il docente deve modificare la riga corrispondente alla voce di spesa errata con l'iconcina fatta con la matita. A quel punto può modificare l'importo e azzerarlo, quindi dire che quella voce di spesa effettivamente non è corretta, quindi l'importo della voce di spesa è pari a zero, e in questo caso ha la possibilità di inserire la nuova voce di spesa corretta. Quindi in questo caso si potrebbe immaginare che invece di essere iscrizione a corsi di laurea, eccetera, potrebbe essere iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento, per esempio, con l'importo che precedentemente era stato inserito nella voce di spesa 6, che sarebbe 100 euro. A questo punto, sempre con il dischetto, è possibile salvare la voce di spesa corretta e salvare come ultimo passaggio il giustificativo di spesa. E il sistema, come per gli altri salvataggi, mi notifica che il salvataggio è stato effettuato correttamente. A questo punto il documento è stato sanato, quindi io ho terminato di correggere le anomalie che aveva riscontrato la segreteria e devo nuovamente inoltrare il rendiconto alla segreteria. Senza inoltrare il rendiconto, la segreteria non riceve la notifica che la mia sanatoria è terminata e quindi non effettua l'inoltro alla sovrintendenza della mia rendicontazione, rischiando di perdere il bonus per l'anno successivo. Quindi, tornando nella sezione bonus docenti, rendicontazione delle spese, ritorno nel mio rendiconto in sanatoria, lo visualizzo. E a questo punto, nella dichiarazione annuale, cioè nella seconda sezione, ho la possibilità di rendere definitiva il mio rendiconto e di inoltrare la segreteria. Questo comunica alla segreteria che ho chiuso la mia sanatoria e che il rendiconto è stato sanato. Quindi, facendo rendi definitiva e inoltre il rendiconto a segreteria, il sistema mi chiede ulteriormente conferma se voglio inoltrarla alla segreteria premendo ok. In questo caso è stata inviata alla segreteria la notifica che io ho chiuso la mia sanatoria. È possibile che ci sia una quarta motivazione, una motivazione altro generica che viene utilizzata dalla segreteria per specificare casi in cui sono presenti più motivazioni sanabili. Per esempio, se un giustificativo contiene errori diciamo molteplici, tipo per esempio voce di spesa errata e importo errato, oppure voce di spesa errata e file che non è leggibile, o la combinazione delle altre tipologie che vi ho illustrato precedentemente, la segreteria utilizza questa motivazione altro, specificando in un campo dote la combinazione di anomalie che è stata riscontrata sul giustificativo di spesa. In questo caso il docente deve apportare le modifiche sui controlli che la segreteria ha riscontrato come sanabili e può procedere con gli aggiornamenti come fatto precedentemente.